Salve ragazzi, dopo che vi ho fatto vedere il recap delle autobustine, vi faccio vedere l'album, che non ho visto neanche io. Immaginatevi. Sì, non ho visto neanche io, quindi alla scoperta dell'album. Champions League 2012-2013, qua abbiamo Thiago Silva, Boateng, Pirlo, Van Persie, tu non so chi sei, Xabi Alonso, Messi, Schweinsteiger, e questo dovrebbe essere Terry. Qua abbiamo un po', diciamo, il logo della Champions League con il trofeo. E qua prodotto ufficiale Champions League. Apriamolo. Allora, qua c'è tutto i gironi. E qua che cosa sarebbe? Boh. Non lo so. Ah, qua è la carta modificata, ma i panini là, una cosa del genere. Qua invece abbiamo il logo UEFA Unite Against Racism. Praticamente sarebbe il, come dire, non mi ricordo, vabbè. Questo è il logo PSS, no, logo Panini PSS. Questa carta c'è, cioè, dorato qua, quindi dovrebbe essere una carta speciale. Qui vi spiega un po', sono le leggende, per esempio, sì, qualcosa del genere. Questo che ha vinto un titolo europeo, qua fa vedere pure un esempio, oltre cose, i ruoli, portiere, difensore, centrocampista e attaccante, e altre cavolate varie. Sì, dai, diciamo così. Allora, questo. Ah, ecco. Questa è una sezione dedicata alla champion dell'anno scorso. Sì. Perché qua abbiamo First Knockout Round, quarti di finale, semifinale e la grande finale. UEFA Champions League Road to. Ah, ecco la strada per arrivare alla finale, to Munich, che sarebbe Monaco. Ed è Chelsea. Quindi queste carte, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 e la 9, saranno dedicate al Chelsea, penso. Molto bella qua la grafica. Con qua, bello. Bellissimo. Qua abbiamo tutti i vincitori della Champions League. Bello. Qua abbiamo il pallone ufficiale. Qua una carta speciale 11 final. Ah, qua dobbiamo scrivergli tutti i cosi. Cioè, devo scrivergli, voi non dovete fare niente. Ottavi, quarti, semifinale, finale. Qua c'è una carta speciale. Official poster. Sì. Qua invece ci sono tutti i gironi. Girone A con Porto, Dinamo Kiev, Paris Saint-Germain, Dinamo Zagabria. Girone B con Arsenal, Schalke 04, Olympiacos e Montpellier. Girone C con Milan, Zenit, Anderlecht e Malaga. Girone D con, molto bello questo girone, Real Madrid, Manchester City, Ajax e Borussia Dortmund. Girone di ferro questo. Girone E, Chelsea, Shakhtar Donetsk. Non lo so pronunciare, scusate. Juventus e il Nordjylland. Wow. Girone F con Bayern Monaco, Valencia, quello dovrebbe essere Sparta Braga. E l'altro il Bate Borisov. Sì. O una cosa del genere. Dovrebbe essere il Bate Borisov. Bate Borisov. Vabbè. Girone G con Barcellona, Benfica, Spartak Mosca e Celtic. Girone H con Manchester United. Ah, no, 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 questo qua è il Lille. Sì, è Lille. Perché questo è lo Sparta Braga. Lo Sparta Braga. Sì. Galatasaray e Cluj. E qua ci sono tutti gli incontri e noi dobbiamo scrivere i risultati. Dovremmo. Ah, e questo è come si presenta una intera pagina di squadra. Come potete vedere, FC Porto, il girone in cui è. Qua c'è lo stemma. Alcuni dati, per esempio qua vi leggo solo questi, è del Portogallo, Porto, ah, città Porto, sito ufficiale,
Data di fondazione, credo. Dragao, che cos'è? Ah, lo stadio. Stadio Dragao. Questo chi è? Vitor Pereira. Sarà forse l'uomo, il top player, ecco. E qua abbiamo cosa? Ah, alcuni risultati. Sì, per esempio UEFA, Portugal ha vinto 26 Primeira Liga e 16 Taça de Portugal. Questi non riesco a riconoscerli, boh. Dovrei vedermi tutta la leggenda, vabbè. Qua alcuni risultati in Champions, ne ha vinte due. Ah, ecco, ho guardato un po', girone A, ci sono scritte anche le squadre che ci fanno parte. Qua, vabbè, ci sono le varie cose. E qua il top player, key player. Vabbè, l'uomo chiave, top player. Dinamo Kiev. Vabbè, non vi leggo tutti i dati perché altrimenti sfoglio le pagine. Paris Saint-Germain. Sì, appunto, questo. Ah, è l'allenatore. Questo qui in basso è l'allenatore, per esempio Carlo Ancelotti. Parque de Princes, Princess, de Princess. Ah, è stato fondato nel 1970. Ah, recente. Qua abbiamo il Dinamo Zagabria. Ah, e qua c'è lo scudetto, ragazzi. Mi sono scordato. Arsenal. Girone B, siamo passati al girone B. Chelsea. Vabbè, sì, Chelsea. Schalke 04. Avevo letto Schalke, già ho detto Schalke, cioè, vabbè, basta. Olympiacos, Montpellier. E adesso passiamo all'altro girone, forse. Esatto, che è il Milan. Milan, Zenit, San Pietroburgo. Vabbè, Zenit, Anderlecht, Malaga. Girone D. Di ferro, di ferro, Real Madrid, sbagliato, Manchester City, Ajax, Borussia Dortmund, what? Ah, e qua c'è, forte, qua ci sono alla ricerca dello spettacolo, alcune sempre statistiche sulla Champions League. Ecco i record della Champions League. Bello. Qua vabbè, modalità di ordinazione. Quelle per se vi mancano le carte. Vabbè. E qua c'è il resto. Però è brutto quando staccano una squadra. Questo forse posso levarlo. Devo provare perché è brutto. Allora. Poi abbiamo, passiamo al girone E. Chelsea. Shakhtar Donetsk. Prendo una stack. È di Donetsk. Donbass Arena. Ah, la Donbass Arena. Ucraina. Ah, dell'Ucraina. Non so perché, ma mi è sempre sembrata una squadra, che so, dell'est. Cioè, del tipo Turchia, una cosa del genere. Soviet Cup, Ukrainian Cup, Ukrainian Premier League. Qua abbiamo la Juve. No, aspettate. Cioè, anche qui hanno messo 30 sul campo. Va bene, ok. Va bene, ok. Allora, passiamo al giro. No, sempre è Norgellan, tu. È della città di Farum. Guardate qua i trofei. Guardate un po'. Una Superligan e una 2DB Pokalen. Grande. Ma sei grandissimo, Norgellan. Dai che ce la fai ad arrivare a 2 punti, dai. Se non c'è già. Girone F, Bayern Monaco, Valencia, Lille e Bate Borisov. Anche questo è un bel girone. Bate Borisov, squadra bielorussa. Bielorussa. E qua abbiamo il Barça. Barcellona. Camp Nou. Benfica. Spartak Mosca, Celtic, e qui passiamo al girone H. Manchester United, vabbè, Braga, Sporting Braga, dovrebbe essere Galatasaray, squadra turca, e Cluj. Qua poi,
Cosa sarebbe? Women's Champions League. Ah, la Champions League femminile esiste. Wow. Ah, vabbè. È stata a Monaco. Ha vinto il Lyon. Olympic Lyon contro il Frankfurt. Francoforte. E qua c'è una carta speciale. UEFA Women's Champions League. Final, London 2013. Ah, quest'anno la finale è a Londra. E questo non so di cosa, che cosa è. Vabbè, qua abbiamo quelli che hanno vinto. È stata creata nel 2000, 2001 questa coppa. Interessante. Molto. UEFA Store. E qua Unit Against Racism. Che è un po' il... Non mi ricordo come si dice. Il... Vabbè, avete capito. E basta. L'album finisce qui. Poi ci sono i prezzi. 2 euro, 2 euro, 1,90 euro. Perché in Spagna 1,90 euro? Perché io pago 10 centesimi in più degli spagnoli? Perché? E anche dei portoghesi? Ci sarebbe da fare una rivolta. Prezzo della bustina per l'Italia 60, cade una, cade l'altra. Ok, siamo già a 11 minuti, quindi direi che può bastare, ragazzi. Molto probabilmente le prossime bustine che compro faccio il video. Vorrei tanto fare il video. E quindi questo è tutto, ragazzi, alla prossima da Charm. Bel pollicione in su, alla prossima.